Ciao, io sono Marco e nel video di oggi ti faccio vedere come, partendo da un semplicissimo esercizio di coordinazione, possiamo andare a costruire un groove. Nel video di oggi useremo un metodo di batteria. Il metodo in questione si chiama fondamenti di batteria e useremo il volume numero 1. Il volume numero 1 è quello con la copertina di colore azzurro. Bene, in questo volume sono presenti vari capitoli, ma noi ci soffermeremo su quello della coordinazione. Questo capitolo ci è molto utile perché ci consente con degli esercizi molto semplici e graduali in quanto a difficoltà ad arrivare a costruire un vero e proprio groove. Ti dico fin da subito che il video sarà molto pratico e non starò a parlare di molta teoria per renderti più facile il lavoro. Se andiamo alla pagina dell'esercizio, troviamo davanti a noi una serie di groove. Quello che ci interessa ora è vedere le parti della batteria che utilizzeremo. La prima è il ride, la seconda è il rullante e la terza è la cassa. Se vuoi dei consigli, il ride è quello che sta più in alto all'interno dello spartito, è quello che si indica con la X. Il rullante sta più o meno nel mezzo, la cassa è quella che sta più in basso. Per facilitarti ancora di più le cose, cercherò di spiegarti, partendo dal primo groove, in maniera interattiva come approcciarti poi a tutti gli altri. Ora ti farò sentire un metronomo. Questo metronomo farà 4 colpi, e lo vedrai anche scritto sotto nel testo. Dopo i 4 colpi, tu non dovrai fare altro che mettere insieme a ogni colpo di metronomo un colpo di ride. Bene, fatto questo facciamo la stessa cosa, però anziché mettere un colpo di ride, ora mettiamo un colpo di cassa. Perfetto, ora non dobbiamo fare altro che metterli insieme. Ecco, come appena visto, abbiamo appena fatto il primo groove dell'esercizio. Ok, fatto questo, ti consiglio di farlo per il resto dei groove. Andiamo a vedere l'ultimo, che è quello che ci consente di fare un vero e proprio tempo, molto simile a quelli che ascoltiamo di solito all'interno delle canzoni. Per questo ho deciso di farti ascoltare anche l'ultimo groove suonato da me, facendo una sorta di lezione interattiva come quella vista precedentemente. Sentirai 4 colpi di metronomo con sempre la scritta sotto, e poi facciamo solo il ride. Il ride lo faremo per 2 battute, quindi sono in totale 8 colpi. Bene, ora facciamo cassa e rullante. Perfetto, ora non dobbiamo fare altro che mettere tutte insieme. Bene, siamo appena riusciti a fare anche l'ultimo di questi esercizi. Nel caso in cui tu non sia riuscito, non preoccuparti, puoi riprovare con calma. Prima di andare al play-along, se ti può interessare, sono tutti groove a 90 bpm, fatti 2 volte ciascuno. Così se hai dubbi su come alcuni devono andare a suonare, riesci a sentirlo e magari può tornarti utile. Bene, il video è quasi finito e ti posso lasciare effettivamente al play along dove toccherà a te suonare. Ma prima voglio ricordarti che il libro da completo gli esercizi è appunto Fondamenti di batteria e il più volume, quello azzurro. Il link te lo lascio in descrizione e inoltre chi ha fatto il libro è Matteo Cammisa, che è anche il mio insegnante di batteria. Si è spento di nuovo Steve Jordan, aspetta. Bene, perfetto, sistemato. Ciao, grazie per aver visto il video. Ti dico solo che prima di partire col play along avrai un preconteggio uguale a quelli che abbiamo visto prima, quindi 4 colpi di metronomo con la scritta sotto. E poi ti lascio il play along. Grazie mille e ci vediamo alla prossima.
Ah, dimenticavo, anche il play along è fatto da Matteo Camisa.